Ma sono rimasto sbalordito innazitutto del rapporto, del connubio tra la bellezza e la capacità di riadattare un immobile storico alle esigenze dell'accoglienza dei minori. Dire che sono rimasto sbalordito è dir poco. Mi avevano descritto questa struttura come bellissima, accogliente, efficiente, anche se ancora vuota, piena di essere, pronta per essere accolta. Per accogliere i minori, però qui siamo in un diciamo paradiso terrestre, mettiamolo così. Conosciamo diverse strutture che si sono adeguate, che si sono chiaramente perfezionate per l'obiettivo di accogliere minori non accompagnati, ma questa è forse una struttura a 5 stelle, anzi sicuramente voglio dire una struttura a 5 stelle perché è piena di tutti i servizi, dalla cucina alla mensa, le camere sono arredate benissimo e poi c'è una proporzione tra le possibilità di accoglienza, quindi con sviluppare laboratori, attività ricreative, probabilmente anche di alfabetizzazione, che è chiaramente, come dire, c'è poco da spendere o poco da pensare, c'è soltanto da accogliere, aprire, avviare. Penso che Mazara è dotata il nostro territorio di una struttura forse tra le più belle d'Italia.